Il 13 agosto a Gangi celebriamo la Sagra della Spiga, la 58esima Sagra della Spiga, che è la più antica sagra di Sicilia dopo il mandorlo in fiore. È il nostro momento clou. La sagra per noi gangitani è veramente tutto. Diciamo, festeggiamo le nostre tradizioni contadine, festeggiamo il ringraziamento alla Dea Cerere per il buon raccolto. Ancora oggi, anche se sono cambiati i tempi, Gangi è un paese contadino, abbiamo 500 aziende agricole nel nostro territorio, quindi per noi festeggiare le nostre tradizioni è veramente una cosa fondamentale e importante. Invitiamo tutti a venire a vedere la Sagra della Spiga con naturalmente sia la sfilata che il clou della festa, ma anche Upesato e tutte le altre manifestazioni collaterali che sono attorno alla Sagra della Spiga. Vi aspettiamo numerosi. La Sagra, come ogni anno, cerchiamo di puntare a farla crescere sempre più a livello turistico siciliano e nazionale. Ogni anno lavoriamo sempre più per avvicinare questa Sagra ai giovani. Il nostro obiettivo principale è questo: far capire ai giovani quanto sono importanti le nostre tradizioni e da dove arriviamo. L'inserimento all'interno del corteo di musiche, spettacoli e coreografie ha l'obiettivo principale proprio di avvicinare il pubblico a questo spettacolo, non renderlo più un semplice corteo di abiti, figure o cavalli, ma di renderlo uno spettacolo al 100%, in modo tale che ogni anno cresca come pubblico a livello siciliano e nazionale soprattutto. E il lavoro di tutti i giovani che si avvicinano alla Proloco, a cui dico grazie, è fondamentale per far sì che questa associazione, la Proloco, cresca sempre di più. E ringrazio come sempre l'amministrazione comunale che rende possibile il far sì di questa manifestazione, e le forze dell'ordine, la NOIS che ci collabora a livello di sicurezza, perché l'obiettivo principale è pure rendere sicura questa manifestazione, in quanto la presenza di animali potrebbe essere un motivo che non ci sia sicurezza. Quindi lavoriamo in sinergia per rendere sicura questo spettacolo a livello del pubblico.